Nel 150° anniversario della nascita, il Consiglio regionale ha ricordato Benedetto Croce con un convegno a Palazzo Lascaris organizzato con il Centro Pannunzio. Croce, uno tra i più importanti intellettuali italiani del Novecento, sposò una torinese ed ebbe con il capoluogo subalpino un rapporto speciale. Dopo Napoli, Torino fu, a detta di Norberto Bobbio, la città più crociana d'Italia. Il Piemonte era la patria di Adele Rossi, mia nonna, la moglie di Benedetto Croce, e da lì si nascono questi legami familiari profondissimi, anche la frequentazione di luoghi di villeggiatura come Pollone e di tutto il mondo degli intellettuali piemontesi. Non è un caso che con il 150°, il primo omaggio a Benedetto Croce è e viene dal Piemonte, la sua seconda patria. Il Piemonte e Torino per Croce erano la seconda patria, no? Sia per legami familiari che per legami intellettuali. Forse nessuna città fu così attenta alla lezione di Benedetto Croce come Torino. Se si dà un'occhiata ai grandi esponenti della cultura piemontese tra le due guerre, si trova che nessuno non ebbe contatti con Croce, no? Anche persone che poi sarebbero confluite in partiti, in formazioni ideologiche molto lontane da lui, ebbero rapporti molto stretti con lui, no?